Buongiorno, oggi è il primo mercoledì del mese e vorrei portare la vostra attenzione su questo versetto di Paolo, Romani 10, versetto 1. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera per loro è che siano salvati. Questo è un verso di grande insegnamento per tante cose, ma questa mattina vorrei semplicemente porre la vostra attenzione su il desiderio del cuore e la preghiera a Dio per Paolo e per loro. Chi sono loro? Sono i giudei, sono gli israeliti di allora. E il suo desiderio è che siano salvati. Paolo dunque ha pregato per Israele e ha pregato per i giudei. Purtroppo è stato forse l'ultimo per quasi 2000 anni. Beh, non è proprio l'ultimo, ma tra gli ultimi a pregare per i giudei, perché poco dopo Paolo la Chiesa ha preso un'altra posizione contro i giudei, li hanno accusati di essere dei cidi, hanno detto che era giusto che loro avessero la condanna di Caino, ossia che vagassero intorno alla terra come testimonianza vivente della condanna di chi rigetta Dio. Chiaramente uno potrebbe dire, ma il Nuovo Testamento, le parole di Gesù, la misericordia, non ho mai sentito. Ma vabbè. Fatto sta che per 2000 anni, insomma, giù di lì, 1900 anni, la Chiesa ha non fatto quello che Paolo faceva, cioè pregava per la loro salvezza e né tantomeno desiderava la loro salvezza come desiderava invece Paolo. Nel 48 sappiamo che rinasce lo Stato di Israele, 1948, in un giorno rinasce lo Stato di Israele. Sappiamo che nel 67 Israele conquista di nuovo Gerusalemme, che diventa la capitale di Israele, al di là di quello che dicono gli altri. E noi che leggiamo la Bibbia, che ascoltiamo i teologi, che ascoltiamo gli studiosi, che ascoltiamo le prediche, sappiamo che tutte queste cose sono segni del vicino ritorno di Cristo. Ma questa preghiera di Paolo, questo desiderio di Paolo, a mio avviso, ma non a mio avviso, è scritto, deve essere il desiderio e la preghiera della Chiesa. Oggi la Chiesa deve chiedere perdono di come si è comportato in passato verso gli ebrei, dell'indifferenza verso gli ebrei, dell'odio verso gli ebrei, e deve cominciare a pregare per la salvezza degli ebrei. Paolo parla che, in Romani parla che la salvezza di Israele porterà una benedizione tale sul resto del mondo, che sarà come la risurrezione dai morti, un vivere dai morti. Ecco perché è importante per la Chiesa pregare e desiderare la salvezza di Israele. Come ICEI, come International Christian Embassy Jerusalem,
Il primo mercoledì del mese è la giornata di preghiera e di digiuno, per chi può e vuole farlo, per la salvezza di Israele. Da Gerusalemme riceviamo una newsletter con dei punti, con una meditazione e con dei punti importanti per pregare per Israele. E questo noi lo faremo qui nella Bresciano stasera, nel Bergamasco stasera, in tanti luoghi d'Italia oggi. E se voi volete unirvi a questo, basta che contattate icei.it o contattate noi in sostanza e vi manderemo ogni mese la newsletter tradotta in italiano con tutti i dettagli, con tutti i programmi, con tutte le cose importanti. Ma oggi, tutti quelli che mi ascoltano, vi prego, pregate oggi per Israele, pregate che siano salvati, pregate che possano davvero abbracciare il loro Messia, pregate e desideratelo, perché Dio lo desidera. Perché Dio lo vuole e ciò che Dio vuole e Dio desidera dovrebbe essere la volontà della Chiesa. Che Dio vi benedica.